Bene, benvenuti. Volevo farvi vedere questo scriptino in cui ho fatto una sorta di porta, no? In questa piattaforma dove sono. E questa porta reagisce a un bottone, che è questo qui. Quando faccio lo use, vedete che si apre la porta e io posso passare e andare dall'altra parte. Mentre invece se clicco al bottone e si abbassa la porta, io non posso passare. Ora, qui in questo video ci sono un sacco di cose che sono interessanti e che devono essere spiegate. Allora, innanzitutto, come vedete, come avete visto, VRChat e lo scripting di VRChat è molto efficiente, ma per poter essere così efficiente, gli script girano localmente. Quindi una cosa del genere, come questo bottone che apre la porta, la apre solo per insomma, l'owner della stanza. No? Quindi l'owner della stanza arriva, preme il pulsante e ottiene questo effetto. Questo per chi è abituato da Second Life, in cui comunque lo script agisce sempre sul server, è un po', diciamo, un po' strano e probabilmente non voluto. Ora, per queste lezioni vi insegnerò come farlo. In pratica, qual è il problema? Che sono due problemi. Innanzitutto, che soltanto il master può operare e agire sulla porta e farla aprire, no? E, vabbè, in realtà il problema è sempre quello, che vuol dire che gli altri vedono effettivamente la porta aperta quando la tira su il master, no? Ma non possono loro operare direttamente questi bottoni. In realtà ci sono delle soluzioni che implicano comunque alcune funzionalità non banalissime, ma neanche troppo complicate, che poi andremo a spiegare. Comunque sappiate che se per caso chiamate qualcuno e gli dite guarda che c'è il bottone che apre la porta, loro non potranno premerlo se non sono loro i proprietari del mondo, no? Poi c'è anche un modo per cambiare il proprietario di uno script, di un oggetto, e quindi si potrebbe anche risolvere in quel modo, ma anche quello è tutto un altro paio di maniche. Allora, qui usciamo, quindi facciamo settings, exit, e vediamo questo script come funziona. Allora, lo script, come vedete, io ho fatto una scena che è chiamata main, l'ho messa dentro una cartella di assets che si chiama SyncUDON. Dentro questa scena adesso ho fatto due empty sono praticamente degli oggettini dove dentro gli ho infilato le cose che sono un po' comuni a tutte le scene, e c'è praticamente la camera, directional light, il VRC world fondamentale dove c'è il punto di spawn. E il piano di appoggio, in modo tale da poter poi aggiungere di volta in volta negli esercizi successivi gli altri pezzi. Ad esempio, qui abbiamo messo e magari mettiamolo dentro. Ok, abbiamo fatto l'udon porta. Allora, l'udon porta l'abbiamo creato con che cosa? Lo stipite di sinistra, questo, lo stipite di destra, quello, una porta che è quella lì, e un VRC button matte che è diciamo, il pulsante di attivazione. Ora, vedete che sono tutti carucci, queste cose, tutti questi oggetti, e poi lo vedremo che andremo a creare di nuovo questa scena più o meno da zero in questo video, ma nel frattempo lo vediamo di nuovo all'opera e magari nella versione, quindi qui facciamo Ctrl S, nella versione diciamo Cyanemu, che è un pochino più veloce che non attivare tutto l'impianto di VRChat. Allora, vedete, quando entriamo abbiamo di nuovo questa cosa, quindi noi possiamo avvicinarci finché, ecco, vedete che 2 metri, ecco, vabbè, sono caduto. Se cado comunque dovrei, ecco, facendo escape si torna. Comunque, l'use, direi che lo fa abbastanza anche da lontano, perché probabilmente ho messo, e vediamolo meglio, nel bottone dovrebbe esserci il don't behavior, no, in proximity 2, quindi gli ho messo una prossimità di 2 metri per farlo. Comunque sono abbastanza vicino, quindi per questo probabilmente me lo fa fare. Facendo use vedete che quello che succede è che abbiamo spostato
la porta in alto, e facendo use la porta torna in basso. Lo script, adesso lo vediamo un secondo, lo script è associato a questo bottone e lo troviamo qui, si chiama VRC button a matte. Vedete che qui abbiamo sempre una coppia di script, cioè lo script è questo qui con questo verdino che è il graph, ma abbiamo il programma scritto questo che è semplicemente con C sharp, si vede maluccio ma c'è scritto C sharp. Questo qui è il nostro script, quindi andiamolo a vederlo, e questo qui è lo script che stiamo usando. Questo script, come vedete, usa un public. Questo public è quello, adesso stringiamo un attimo tutto, ok? Così lo vedete bene. Questo public transform target è quello che fa comparire questo target qui sotto udon behavior. Il fatto che si transforma perché sono le coordinate posizione, rotazione e scala, no? E li mettiamo, quindi abbiamo messo il target, gli abbiamo trascinato la porta, quindi questo agisce sulla porta. Dopodiché, alla partenza dello script, gli diciamo che target, che sarebbe questa coordinata qua, local position uguale a una posizione che si chiama pos chiusa, che è questa qui, vedete, meno 2904 132F meno 303F, no? Che vedete che ho messo qui. Quindi io qui ho definito praticamente due costanti, la posizione aperta e la posizione chiusa. La differenza fra le due costanti è l'altezza y, quindi una è più alta di 2 metri e l'altra è un po' più bassa. Quando si parte, la posizione è quella chiusa, cioè quella in basso. Questa qui vedete che è un po' più basso. Quando interagisco, cosa fa? Va a vedere se la posizione che aveva era la posizione aperta, allora chiude. Se invece il viceversa, vuol dire che deve aprirla. In questo modo, oltretutto, risparmio un flag, un booleano che abbiamo visto nell'esempio precedente, e che è una buona cosa, no? Nel senso che diventa un pochino più compatto. Ora, il trucco qua è trovare quali sono, intanto vector 3 perché sono delle posizioni, quindi sono x, y, z, ma che numero dobbiamo dargli qua? Allora, i numeri in realtà io li ho ottenuti andando proprio in progetto e mettendo questo signore in questa posizione dove la volevo. Quindi, ad esempio, adesso l'ho messa sopra, la posizione aperta, e vedete che c'ha queste coordinate. Altrimenti io potevo anche metterla, nasconderla sotto, no? Quindi far sparire completamente la porta. E in questo caso le coordinate erano diverse. Io qui avrei potuto copiare o trascrivermi questi indirizzi, meno 2904, meno 175, meno 303. In realtà ho fatto un piccolo trucco, nel senso che ho aggiunto un programmino che mi permette di fare copy position to clipboard. E quindi facendo copy position to clipboard praticamente viene copiato le coordinate meno 294, meno 175, meno 303. Una delle potenze di Unity è che io posso aggiungere dei comandi alla mia interfaccia con degli script. E questo script che ho aggiunto l'ho messo sotto editor e ho fatto questo transform copier. E questo transform copier che ho preso tutto sommato da internet, però mi ha insegnato come aggiungere dei comandi, e qua praticamente gli ho aggiunto un comando. Adesso facciamo proprio clic e gli ho aggiunto questo comandino qua che praticamente mi ha permesso di copiarmi la posizione. Ma eventualmente posso mettere anche solo questa parte qua, nel senso che se noi qui commentassimo tutta la parte relativa alle cose che non ci interessano in questo momento, perché in realtà faceva molto di più di quello che mi interessava. Quindi praticamente commenta con transform pasta, queste sono tutte le opzioni che vedevamo prima. Ecco, vabbè, in pratica adesso è un po' difficile da farlo nel video, ma se l'avessi tolto tutte le altre opzioni e lasciato soltanto il copy position, poi lì sopra mi sarebbe comparso solo quello, ma per semplicità del video tralasciamo.
Quindi noi abbiamo in questo momento abbiamo copiato nelle co le coordinate della porta che sta sotto. Andiamo nel nostro script e possiamo, per dire, cambiare la cosa porta aperta, non è più quella lì, no? Ma in realtà facciamo Ctrl V. E quest'altra qua che vedete è meno 1,75F. Facendo così e tornando sul nostro progetto, allora lui tra l'altro all'inizio, ecco, facciamo Ctrl S, ecco, ci impiega un attimo, ma facendo il play dovreste vedere che effettivamente la porta non solo si apre ma sparisce, nel senso che è finita sotto. Quindi se io faccio clic, vedete che è sparita la porta, ma è sparita solo perché è andata sotto, cioè non la vediamo, eccetera. Use, torna su, così va sotto. Quindi praticamente questo qui è solo per vedere. Per essere sicuri, no, di questa cosa, possiamo, ecco, vedete, andare qui e vedete che la porta è sotto. Quindi noi facciamo close e facciamo use, vedete che la porta va sopra e sotto. Ora, per completare il video, ricostruiamo questa scena da zero. Quindi ci facciamo una nuova cartella, facciamo create folder, e questo folder lo chiamiamo sync udon 2, e dentro questo sync udon 2 ci mettiamo una scena, quindi create. Allora, abbiamo detto scena, questa, e questa qui io la chiamo main, la scena principale della cartella. Poi in realtà probabilmente si può mettere anche altre cose. Comunque dentro questa scena non c'è nulla, e noi invece adesso ci vogliamo copiare in qualche modo, quindi cancelliamo il suo contenuto. Andiamo, per esempio, il Douglas Scale, che era quello che abbiamo già fatto. No? E c'era una scena, vedete, main. Allora, salviamo la scena precedente. Questo main, vedete che c'aveva la main camera, direction light, VRC world plane, questo. Tutte queste cose qua, allora, in teoria dovremmo copiarle, poi andare su sync udon 2, questo, e qui facciamo Ctrl V, e vedete che abbiamo messo le nostre cose anche qua, e manca però qualche cosa. Dunque, perché forse la camera che è troppo bassa, quindi la mettiamo un pochino più alta. Ok, e c'è questo che è il nostro coso. C'è una cosa che non mi torna e che ha fatto lo sfondo un pochino strano, però dovrebbe funzionare comunque uguale, nel senso che facendo così, se noi facciamo il play di questa scena, dovremmo, in teoria, basta che ci sia il VRC World, dovrebbe funzionare. Quindi riportiamo close menu, se sì, direi di sì. Ok, abbiamo praticamente il nostro oggetto. Probabilmente adesso lo vediamo. Ci sembra un po' stranino, anche perché non c'è nient'altro dentro. Ok, qui come vi dicevo, io ho creato una struttura, quindi ho fatto create empty, e questo empty che crea questo game object lo chiamo scena base, e in questa scena base ci metto tutti questi componenti. Ok. E poi facciamo un create empty di nuovo qua col tasto destro, e qui mettiamo la porta. Quindi qui costruiamo la nostra benedetta porta. Ah, una cosa, possiamo il VRC World, che è questo signore qua, la possiamo allineare in modo tale che lui praticamente punta verso il blu. Quindi lo possiamo mettere un pochino dietro. Per vedere che cosa vede, effettivamente dovremmo metterci la telecamera sopra, no? Quindi dovremmo in pratica prendere la main camera,
e metterla come figlia di questo VRC World, e mettergli nella telecamera, resettiamo reset position, okay? In modo tale che la telecamera, vedete che è messa praticamente attaccata a VRC World, la alziamo un pochino e quindi in teoria dovrebbe starci vedendo quello che vedrebbe il VRC World. Facciamo di nuovo una prova. Questo è un piccolo trucco, non so se l'ho fatto anche nelle altre scene, ma comunque ho trovato che sia abbastanza espressivo, okay? Vedete che sto vedendo dalla telecamera del VRC World la stessa cosa che vedo dalla telecamera invece ufficiale di Unity. Ctrl S, salva, e poi ci facciamo la porta. Allora, la porta, vedete che la porta adesso l'ha messa praticamente in quella posizione lì, ma noi la resettiamo, quindi facciamo reset in modo tale che la porta è centrata lì, e sotto la porta ci mettiamo a questo punto dei figli. E per i figli io ho visto che ci sono dei box matte o cube matte. Allora, abbiamo VRCA cube matte, lo mettiamo qua sotto la porta, e vedete che questo è il primo cubo che forma praticamente uno stipite della porta. Lo mettiamo più o meno a metà della scena e poi lo alziamo un pochino per fare lo stipite. Dopodiché questo qui lo chiamiamo stipite 1, poi lo facciamo con qua facciamo Ctrl D e aspetta, Ctrl D, ok, vedete che c'è lo stipite 1, F2 diventa stipite 2, e questo stipite lo mettiamo tutto a destra. A questo punto, quindi abbiamo praticamente due stipiti, uno a sinistra e uno a destra, facciamo ancora un Ctrl D di questo stipite e questo diventa la nostra porta. Questa porta la mettiamo al centro più o meno e sempre con questa opzione la facciamo grossa in modo tale da chiudere, da fare l'effetto insomma della porta chiusa. A questo punto procediamo a metterci ancora un altro tipo, un bottone matte, quindi facciamo anziché cube matte cerchiamo button matte e c'è un VRC. Ecco, questi qui blu si chiamano prefabbricati e vedremo poi magari nelle prossime lezioni anche come gestire. Quindi tutto ciò che vedete blu vuol dire che è costruito a partire da un template fisso, ma per il momento lo usiamo senza dire nient'altro. Quindi lo mettiamo sotto la porta, vedete che è comparso lì, questo qui è il bottone, è storto, quindi lo giriamo di 90 gradi, nella Y mettiamo 90, si è raddrizzato, a questo punto lo mettiamo per esempio sullo stipite sinistro. Ecco, facciamo comparire più o meno qua, e a questo punto qui abbiamo il discorso che dicevamo prima, cioè di fare lo scripting. Guardiamo, facciamo Ctrl S, facciamo di nuovo un play giusto per vedere che la scena che vediamo è più o meno quella che vogliamo vedere. Play. Ok, close menu, vedete che ci abbiamo. Ok, andiamo ora a scrivere il benedetto script. Allora, lo script dobbiamo posizionarci sul bottone, questo, facciamo add component, udon behavior, e qua dentro ci mettiamo, allora qui abbiamo udon behavior, qui non è necessario mettere niente di particolare. Dobbiamo fare un new program, quindi facciamo un new program e creiamo un programma che lui ci ha creato, si chiama VRC button A eccetera eccetera,
che ci ha creato praticamente sotto Sync Udon 2. Ci spiego un attimo. Comunque vedete che qui sotto ci ha creato qua sotto praticamente facendo doppio clic vedete che ha messo questa cosa verdina che sarebbe l'Udon Graph, ma noi in realtà vogliamo avere lo script perché abbiamo Udon Sharp, quindi facciamo ancora create script. Lui ci dice dove vuoi creare lo script, andiamo dentro Sync Udon 2, magari lo mettiamo dove aveva messo il graph. Quindi a questo punto vedete qui sotto Sync Udon 2 e main Udon Program Sources ha messo tutti e due gli script, e questo script se lo andiamo a vedere è praticamente vuoto e andiamo a senz'altro a metterci le cose che ci interessano. Quindi creiamo un public transform perché vogliamo della porta, vogliamo modificare la sua posizione. Sappiamo che la posizione insieme alla rotazione e alla scala sono tutte in transform, quindi facciamo target. E poi ci prendiamo due costanti dove diciamo vector, sono delle posizioni, quindi vector 3 aperta, new vector 3, poi le coordinate gliele mettiamo dopo, abbiamo visto, vector 3 chiusa uguale new di vector 3, le coordinate gliele mettiamo dopo. Alla start, alla partenza gli mettiamo che il target.local, allora void start target punto, allora perché si incazza? Ah, perché qui dice che c'è un errore. Ok, direi che il problema era dovuto al fatto che avevo VRC button A matte, che aveva creato lui come nome, e che però coincideva con quello che avevamo già usato in Sync Udon. Quindi io sono andato poi sullo script C Sharp, ho fatto F2, gli ho cambiato nome, e poi sono andato sul programma qua e gli ho cambiato anche il nome qua, quindi VRC button A mat 1, gli ho aggiunto 1 in fondo. E a questo punto dovrebbe funzionare perfettamente. Ora, per completare questa cosa qua, adesso mi fa l'autocompletion. Ricordate che prima non riuscivo a fare neanche target.localPosition, no? Perché la mia idea era fare target.localPosition e prima non me lo faceva vedere. Target.localPosition uguale chiusa. E poi abbiamo invece l'interrupt, quindi facciamo è un po' se facciamo override interrupt questo, e te lo scrive lui, questo lo devo cancellare e qui ci mettiamo un debug punto log e gli mettiamo che scritto bene debug.log, quindi changing position to, e lo mettiamo magari in fondo, e quindi qui ci facciamo if, facciamo target.localPosition, si fa credo localPosition col tab, uguale aperta, quindi se eravamo in posizione aperta, allora facciamo target.localPosition con tab uguale chiusa. Else, quindi altrimenti, facciamo un target.localPosition uguale aperta. E poi diciamo debug log changing position to. E gli mettiamo il target.localPosition. Così vediamo dove l'ha messo. A questo punto il discorso è di prendere aperta e chiusa. Ecco, sull'aperta e chiusa, vi avevo detto prima che c'è uno script, adesso ve lo rifaccio vedere un secondo.
Eccolo qua, l'ho rifatto, questo qui è lo script, adesso sono riuscito a cancellare tutto e ho lasciato soltanto questo pezzo che fa copy position to clipboard. Ecco, quando fa, vedete che metto context transform, copy position to clipboard, quindi context transform sarebbe questo pallino qua, e gli diciamo di aggiungere una funzione in più a quella che c'ha, vedete che qui. Quando sono su un qualche cosa che c'è una position, quindi andiamo in stipite, vediamo un po', e sta compilando un po' di cose, quindi ok, stipite, vedete che c'è la transform qua. Qui se io clicco su questo, adesso vedete che c'è copy position to clipboard, che è la mia nuova posizione. Quindi prendiamo la posizione di chiusura, come adesso, della porta, no? Quindi porta, che sarebbe quella lì, chiusa. Chiusa, vedete che c'è questa position. Faccio la copy position to clipboard. Vedete che lui mi ha copiato, qui mi fa vedere copied vector e mi dice questa informazione. E io posso andare tranquillamente sul mio matte 1 questo e mettere la posizione chiusa, questa qui, fare incolla. Analogamente andiamo a prendere la porta questa, la spostiamo sotto per dire che la porta aperta è sotto, c'ha queste posizioni che sono leggermente diverse, cambiata la Y, faccio un copy position to clipboard. Vado nel mio script su cui stavo lavorando e gli metto il posto di vector di 3, gli metto questo, vedete che è diventato fatto così. Quindi adesso dovrebbe essere tutto pronto, compresi il debug log. Faccio il run di questo programmino, vedete che è un po' ci impiega un po' perché deve compilare tutto. Quindi fa tutte le sue cose. Facciamo il play. Dobbiamo ricordarci anche di fare il save della nostra scena. Ok, a questo punto. Ah, vedete che gli manca il system void. Quando fa questo vuol dire che gli manca uno dei public, quindi abbiamo un problema. Il problema vuol dire che dobbiamo andare sul nostro bottone, vedete che qui il target è none, cioè quindi è vuoto, e gli mettiamo la porta. Poi questa volta facciamo Ctrl S, quindi salviamo la scena, facciamo il play e verifichiamo se qui ci dà finalmente tutto a posto. Vedete, bianco, tutto a posto, started, il bottone. A questo punto andiamo sul, vedete che mi muovo, vado vicino a questo tastino qua, faccio use e vedete che mi ha aperto la porta e qui sul log mi ha fatto vedere changing position to meno 0,2, meno 1,6, meno 0,6, quindi ha messo sotto la nostra porta e se la riapro la rimessa sopra e vedete che qua abbiamo questa informazione. Una cosa ancora prima di lasciare lo script, cioè il video, è quello di lanciare il nostro programma come build and test e vi faccio vedere che c'è la possibilità di vedere anche il log, quel log che vedete qua nella console. La potete vedere anche quando siete nel vostro programma VR Chat, anche solo di test. Quindi adesso lo lancio in modo tale che lancia il suo programmino. Ok, come vedete è molto più lungo passare attraverso la versione. Ok, qui abbiamo lui che lancia VR Chat. Andiamo su Go, quindi entriamo. Vedete che adesso la console là rimane silente, dovrebbe rimanere silente.
Dunque, se io vado e cerco di aprire la mia porta, la porta si apre, ma non si vede nulla nella console di Unity, perché qui a questo punto siamo fuori Unity. Quindi qual è il modo per vedere questa cosa qua? In realtà ce n'è, un po' complicato. Basta fare Shift, tastino che sarebbe il backtick o la tilde, che si trova in alto a sinistra. Quindi facciamo a sinistra dell'1, quindi Shift Backtick 3, e vedete che facendo Shift Backtick 3 abbiamo praticamente la console viva. E quindi se noi poi andiamo a cliccare qualcosa, vedete che c'è Changing Position, e quindi noi possiamo egualmente, anche se non è proprio così semplice, vedere il debug log anche quando VRChat è in funzione. Poi facciamo il shift di destra, il tasto in alto a sinistra della vostra tastiera, quello a sinistra dell'1, quindi faccio shift tac 3 e sparisce. E poi possiamo anche uscire da questa cosa qua. Una cosa importante, se volete avere quell'opzione anche quando lanciate e lavorate con VRChat, lo potete fare a condizione che da Steam, se lanciate da Steam, quindi adesso lanciamo da Steam questo signore, vi farò vedere che nella libreria VRChat, nelle proprietà, c'è la possibilità di dire, ecco, questo -- enable debug GUI, e questo è il meccanismo che permette poi anche da Steam di poter avere quella visualizzazione, per la verità un po' confondente, ma che a volte può essere utile. Mentre invece il problema per chi ha le tastiere italiane è che il backtick è un po' complicato. Quindi se io faccio backtick Italian keyboard, vediamo un po' come si fa a inserire il backtick in una tastiera italiana. E qui ci fa, ecco, il backtick sarebbe alt 96, quindi in realtà dovrebbe essere shift alt 96 eccetera, che però è un pochino complicato, un pochino tanto complicato. Io posso provare adesso a mettere la tastiera italiana, vedete che qui adesso è diventata italiana. Posso provare a vedere se riesco a fare un backtick, ma dubito, quindi facciamo un cmd. Ecco, sarebbe, vi ho detto, alt 96, quindi dovrei fare alt 96 e viene il backtick. Però dovrei premere contestualmente lo shift alt 96 e vedete che già non funziona. Quindi io, il modo in cui l'ho risolto questa cosa è di mettermi una tastiera inglese. Qui in Windows c'è la possibilità di aggiungere una tastiera, e gli ho messo la tastiera americana, e in questo modo con la tastiera americana io so che riesco a digitare il backtick, e posso anche digitare facilmente la graffa che ottengo facendo shift e commerciale, cioè è accentato, e posso fare senza shift, sempre prendo è accentato e il più, posso fare la parentesi quadra, e poi posso fare appunto il backtick e altre cosette tipo il pipe che è sulla U, e poi da qualche parte c'è shift backtick, c'è shift il tasto in alto, la tilde, e sono i caratteri che a volte si usano. Quindi voi potreste eventualmente, se avete problemi di programmazione, fare in questo modo. Direi che per questo è tutto. Per le prossime lezioni o incontri, insomma, vedremo anche il sync, vedremo meglio il sync come funziona, e anche la trasmissione di messaggi fra script. Va bene.